Periodo di Team of the Season, non vorrei mica perderteli anche quest'anno. IG Volte, il sito con la consegna più veloce al mondo, sicuro, velocissimo e affidabile. Passa in descrizione, clicca il link e con il codice Foolish avrai un ulteriore sconto del 6%. Ci sono momenti nella mia vita in cui mi sento veramente un coglione. Ecco, oggi è successo una di queste cose. Avevo iniziato il primo episodio del secondo anno della carriera della Sampdoria e dopo una decina di minuti che parlavo e cercavo giocatori sul mercato, facevo offerte per comprare nuovi giocatori, campioni stratosferici con cui spaccare il mondo, mi sono accorto che non stavo registrando niente e adesso vorrei uccidermi. Va bene, con calma, contiamo fino a tre. Un respiro profondo. E ricominciamo da capo. Mamma mia, che fail incredibile la scrocchiata di dita. Come sempre, prima di iniziare saluto l'ultimo like su Instagram. Passate qui sotto in descrizione dove troverete tutti i link ai miei social network. Seguitemi ovunque. L'ultimo like è di Simo, fino alla fine, underscore 10, alias Simone Apolloni. Ciao Simone, anche se dubito fortemente che tu sia quello rappresentato nella foto. Come vi ho già detto, ho fatto qualche offerta e l'ufficio si sta anche riempiendo velocemente, magari per un responso positivo per comprare qualche giovane campione. Poi vi farò vedere per chi sono state le offerte, ma tanti sono vecchie conoscenze che abbiamo affrontato nella prima sezione del calciomercato l'anno scorso. Mamma mia, come ho detto bene questa frase, mi piace tanto, sì. Intanto, come sempre, c'è l'invito al torneo per campionato, la fantastica introduzione che è stata aggiunta in FIFA 16. Mamma mia, si sono sprecati. Wow, che squadre tristi, tutte. Attenzione ragazzi, leggete questa mail, perché questa mail ha sconvolto il mondo intero. In tanti mi avete detto che arriverà con 80 euro. Andiamo a vedere se avevate ragione voi. Boom bitch, Ibrahimovic, 87, ufficialmente arrivato a Genova. E anche Gianluca Sansone, ma questo è un altro discorso che non ci interessa. Mi dispiace tanto Munir, ma farai un po' di panchina per lasciare spazio a Ibra adesso. Mamma mia, quanti prestiti che c'erano. Abbiamo perso praticamente tutti i giocatori. Dobbiamo assolutamente ricostruire una squadra forte adesso, sì. Ciao Ricky Alvarez, grazie. Salute. Basta. Ecco, per esempio, avevo provato a chiedere Mastur, ma ovviamente in prestito e non ce lo danno. Cosa? Timor, 32 milioni e mezzo. Piuttosto gioco con Fiorillo tutta la vita. Ah, un secondo che controlliamo. Stiamo parlando dello stesso giocatore, quindi. Giustamente un giocatore per il turnover deve costare 60 milioni e mezzo di euro. Facciamo che me lo dai per 2 anni come Munir, eh? Io te lo faccio crescere e poi te lo ridò. Dobbiamo arrivare almeno in semifinale di Europa League. Niente. Cara Inter, posso riavere Dodò, per favore? Altri 2 anni in prestito, dai, non te ne frega niente, non lo fai giocare. Non so perché, ma la tua faccia mi ispira, potresti essere uno Yuguri 2. Vediamo se ce lo danno in prestito. A me piace molto anche l'Axalt, vediamo se ce l'hanno in prestito pure lui. Stiamo praticamente chiedendo tutta l'Inter in prestito, un po' come era l'anno scorso. Posso riavere anche Ranocchia, così da tenere lì a far marcire in panchina? Mi sono innamorato di quei giocatori, li voglio tutti. E come dimenticare il mitico Jacopo Sala, rivoglio pure te, Jacopo, torna da me a Genova. Anche Valotti mi ispira tanto, quindi proviamo a chiederlo in prestito per 2 anni con 7 milioni di riscatto. Un terzino destro ci serve assolutamente e Florenzi potrebbe farlo al caso nostro. È un giocatore che a me fa impazzire. 15 milioni? Roma, ne vuoi di più, ne vuoi di meno? Dimmi te. Dacci anche Paredes, tanto che ci sei, noi lo prendiamo volentieri. Anche il mitico Verde, che l'anno scorso ha fatto della roba in Serie A, che entrava, faceva gol sempre. Dammelo. Stiamo un po' cercando di prendere tutti i giocatori che nelle big non giocherebbero, ma che in realtà da noi possono fare la differenza. E come se farà la differenza? Attenzione, io ci riprovo ancora una volta. Probabilmente non abbiamo introscritto per solamente una motivazione. Dacci Padoin. Tu, brutto bastardo, ci sei costato la qualificazione alla Champions e adesso verrai da noi a farcela riconquistare. 2 anni e 20 milioni di riscatto. Ma perché dovrebbe darcelo in prestito la Lazio? 25 milioni per Gabbiadini non sono pochi, devo dire. Chissà perché non vorranno accedere in prestito a Çalhanoğlu. Addirittura? Cioè, non ho capito benissimo. Vabbè, se te lo compro direttamente a 6 milioni me lo dai? Cosa ho fatto di male a tutte le squadre? Nessuno mi vuole vendere nessuno. Oblak 43 milioni, ok. Siamo disposti a trattare partendo da una base di 43 milioni, giustamente perché potrebbe alzarsi. 45 invece per Peter Stegen, va bene, giocheremo senza portieri. 48 per Leno, chi offre di più? Chi offre di più? Beh, 21 milioni per Florenzi, ne offerte 15, potremmo quasi essere d'accordo. Abbiamo ricevuto la prima offerta per Icardi, come sempre. Sicuramente ti darò Icardi a 32 milioni, contaci. Io per Icardi ne voglio 70, con 70 lo vendo, state tranquilli. Tanto abbiamo Zlatan. Embolo a 10 milioni hanno accettato, quindi teniamocelo buono. Dybala per 53 milioni, guarda, se ce li avessi li spenderei. 19 invece per Rugani. Io però offritene 16, Rugani lo voglio. E Milan per 10 ci dà Romagnoli invece. Oh, attenzione, potrebbe essere un gran acquisto. 5 anni, giocatore chiave e 60.000 a settimana. No, Emiliano Viviano se ne va. Oh, 21 milioni per Kondogbia. Un'offerta, potremmo quasi farla. Io ne offro 15, poi vediamo. Chissà se la Juve sarebbe disposta a accettare Dybala e Icardi scambio alla pari. Proviamo a vedere. Chissà perché me l'aspettavo. 23 milioni secchi direttamente. Perché non mi voglio andare mai Padoin? Che se frega dello Messi, noi ci andiamo a Padoin. Padoin!
voglio Padoin. La Roma ci dà verde, potrebbe essere un buon colpo. Anche Don Cor, l'Inter, perfetto. Li prendo tutti e due, tanto sono gratis. Ecco qui ragazzi, benvenuti nella città di Sampdoria. In compenso Florenzi 15 milioni lo danno. Giocatore chiave prima squadra, 5 anni 80.000 settimana, pure per te. Ma non ci danno nessuno di quelli vecchi. No, voglio Sala. 5 milioni per Scuffet, subito, così, sulle mani. Sulle mani. 7 milioni per Paredes, sono una buona offerta. Io vorrei Jerry Mbakou, non so perché mi ispira. Vorrei anche Don Sa Cagliari, me lo puoi dare per favore? Perché l'Inter non mi dovrebbe dare l'Axalt? E perché non mi danno neanche Dodò? Ma perché nessuno dà nessun altro in prestito? Però 6 milioni leali, attenzione, possiamo quasi comprarlo. 5 anni giocatore prima squadra. Cioè in prestito no, però darlo via subito sì. Dovrebbe essere il contrario. Ovviamente simuliamo la prima partita perché voglio concentrarmi sul mercato, anche se la Coppa Internazionale Europea potrebbe essere molto molto importante. Ibra Icardi. E Icardi subito dopo 5 minuti realizza il primo gol della stagione. Però dopo 16 ne prendiamo già un altro. Quindi Zlatan, datti una svegliata. Fernandão ci sorprende sempre. Gol di Fernando alla prima della stagione. Non c'è il gol di Ibra, ma abbiamo vinto 2-1. Bene così. 15 milioni per Kondogbia l'hanno accettata. Pensa a te, quanti giocatori che stanno accettando le nostre offerte però. 43 milioni per Felipe Anderson, credo proprio rimarrà la Lazio. 13 milioni per Paredes, sono dei bei soldini. La Juve non è interessata a Icardi per Dybala, però ci può stare. Attenzione perché Rugani potrebbe venire a casa con noi. 5 anni, giocatore chiave prima squadra. L'Udinese ha accettato, quindi proviamo l'offerta per Scuffè, ma intanto Leali ha accettato anche lui e quindi uno dei due lo portiamo a casa. Caro mio Kondogbia, vedremo di accontentare pure te. Siamo già sotto, dopo 2 minuti Zlatan Ibrahimovic è riuscito a trovare il primo gol e poco importa se Silvestre è stato espulso. Zlatan Ibrahimovic. Mamma mia, la doppietta di Ibra! All'87esimo trova il secondo gol Zlatan Ibrahimovic e ci porta sulle nuvole. Attenzione perché Florenzi avrebbe accettato, quindi Florenzi ce l'abbiamo in pugno. Rugani vuole più soldi e noi glieli diamo. Allora ragazzi, abbiamo le offerte accettate di Kondogbia, Leali, Romagnoli e Florenzi. Ovvio abbiamo solo 30 milioni di euro da investire, quindi dobbiamo fare delle scelte. Non possiamo assolutamente prenderli tutti purtroppo. Magari scrivetemi qui sotto nei commenti chi vorreste comprare. Io intanto simulo la terza e ultima partita di oggi. Carbonero 1-0, ci presentiamo subito benissimo. Carbonero 2-0, la doppietta di Carbonero. 3-0 anche Iesei, il nostro capitano, si scrive sul cartellino marcatori. Nel frattempo anche Scuffetta e Rugani hanno accettato le nostre offerte, quindi ragazzi guardateci voi, scrivetemi qui sotto nei commenti chi andare a comprare fra tutti. La difesa ce la dobbiamo rifare, il centrocampo un po' meno, quindi Kondogbia è forse l'acquisto che meno farei. Io per mio modo di vedere prenderei un portiere e proverei a prendere sia Florenzi che Rugani, ma tutti e due sarà difficile dato che non ci stiamo proprio coi soldi. Scrivetemi qui sotto, aiutatemi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto. Volevo fare due paroline così senza tagli e sì, iniziando con ciao ragazzi. Non il classico hi guys, sono foolish, perché su questo canale sarò semplicemente Luca, Luca Toselli. È un canale strano, un canale bizzarro che inizialmente in realtà era il mio primo canale, quello per cui mi conoscete tutti.